Padri e figlie si apre giustamente con un padre e una figlia su un divano. Una didascalia ci dice che siamo a New York, è il 1989. La bambina è sdraiata, ha una faccia come un automa e sta facendo girare un carillon che suona per Elisa, fissando la foto di una donna. Il padre è sdraiato, le guance rigate di lacrime. È già tutto molto chiaro, però un flashback ci mostra che cosa è successo poco tempo prima. Viaggio in macchina, bambina dietro, genitori davanti, discussione su una donna con cui lui si è soffermato a parlare un po' troppo a lungo durante una cena o durante una festa. La moglie gli e ci ricorda un tradimento avvenuto 7 anni prima che evidentemente lei non ha ancora perdonato. I toni si fanno accesi, lui nota troppo tardi un tir che nel frattempo sta svoltando dalla direzione opposta, enorme impatto. La madre muore sul colpo. Lui, Jake, è uno scrittore e dall'incidente non riesce più a scrivere. Ha questo fortissimo tremolio alle mani che gli rende impossibile qualunque gesto della vita quotidiana, anche radersi, non riesce a radersi perché si taglia in continuazione ed è colto da delle fortissime crisi epilettiche. Da una visita medica apprendiamo che in sostanza dopo l'incidente, dopo il trauma cerebrale, dopo la morte della moglie, Jake è affetto da psicosi maniaco-depressive. Il medico gli fa notare che se non si sottopone a un immediato trattamento avrà un rischio altissimo di veri e propri crolli psicotici e gli dice che deve semplicemente ricoverarsi in un ospedale psichiatrico per un po'. Non posso. Ho una figlia da crescere. È esattamente per quello che lo deve fare, perché ha una figlia da crescere. Allora si decide, va in questo ospedale psichiatrico, lascia Katie, la figlia, che lui per tutto il film chiama potato chip, patatina, la lascia a Elizabeth, la cognata, e William, il marito di lei, che sono proprio i ricchissimi zii borghesi. C'è questa scena del saluto totalmente struggente in cui la bambina si aggrappa con tutte le sue forze alle spalle del padre, lui le promette che quando tornerà sarà per sempre. Poi c'è un'ellissi temporale, ci porta 7 mesi dopo, lui finalmente esce dall'ospedale psichiatrico, lo va a prendere la sua agente letteraria e lo porta a casa dei cognati. Riunione con la bambina, lacrime di gioia, si prendono un caffè con i dolcetti e poi però i cognati hanno bisogno di parlargli da soli, è meglio che la tata porti via la bambina, attaccano. Da come la cognata intraprende il discorso si capisce subito, chiaramente, che lei non ha minimamente perdonato a Jake la morte di sua sorella, con cui comunque non si parlava perché si odiavano prima dell'incidente. Però lei è convinta della sua responsabilità e non lo può sopportare. I due pensano che lui non sia pronto per il sostentamento della bambina, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista di padre, insomma, per la sua debolezza psicofisica, e loro le vogliono tanto bene e quindi vorrebbero adottarla. Jake non ci può credere, rifiuta nettamente, la prende in spalla e se la porta via. Stacco. 25 anni dopo, Katie, la figlia, è laureanda in psicologia. Lei stessa va in analisi e parla con la terapista della sua totale anaffettività. Lei continua ad andare a letto ogni sera con un uomo diverso, sono uomini che neanche le piacciono, neanche le interessano, ma è l'unico modo per provare qualcosa, qualsiasi cosa, un sentirsi viva in qualche modo, anche se in realtà questa cosa... Poi lei lavora anche come tirocinante, come assistente sociale tirocinante, e le viene affidato il tutoraggio di una bambina, un caso molto complesso, una bambina di 12 anni che ha perso il padre da neonata di overdose e la madre un anno prima, la madre era una prostituta ed è stata uccisa da uno sconosciuto. Questa bambina da un anno dalla morte della madre non proferisce parola con nessuno. Stacco, 25 anni prima, il cognato William chiede a Jake un incontro. Che non si preoccupi, non hanno intenzione di rinnovare la proposta di adottare la bambina, però non capiscono perché ha voluto toglierla dalla scuola privata dove l'avevano tanto faticosamente fatta entrare. Jake la vuole mandare alla scuola pubblica, ma loro possono permettersi di pagare tutta la retta? No, grazie. Non vuole che l'educazione di sua figlia dipenda da terzi.
Nel frattempo si innervosisce anche molto, corre in bagno, altra crisi epilettica. Stacco 25 anni dopo. La bimba orfana in affido a Katie, Lucy, ancora non parla. Il capo di Katie vorrebbe affidarla a una dottoressa con più esperienza. Le dà una settimana di tempo per far parlare la bambina. 25 anni prima, Jake incontra la preside della scuola pubblica dove sua figlia andava prima dell'incidente, ma la preside gli dice che non possono riprenderla, non hanno più spazio. Lui si offre come insegnante di scrittura creativa per quelli delle ultime classi, magari garantendo qualche lettera di raccomandazione per quando poi dovranno entrare al college. Va bene, è fatta. La bambina tornerà nella scuola la settimana successiva, mentre lui comincerà a insegnare il semestre successivo. Le cose sembrano cominciare a rimettersi in moto. Lui riprende a scrivere con facilità. Certo, c'è la cognata che continua a pressarlo perché loro vadano a cena, perché la nipote manca molto, però lui non ha nessuna voglia e continua a declinare l'invito. Porta alla sua agente il nuovo romanzo, Tulipani amari, 25 anni dopo. Katie porta Lucy al parco, anche se non dovrebbe da regolamento, però sente che è la cosa giusta da fare per creare una connessione con lei e infatti a un certo punto inaspettatamente la bimba le prende la mano. Allora lei vittoriosa riporta questa cosa al suo capo che, cinica, le chiede: dove è successo? Nel mio ufficio? Però non ha parlato. No, non ha parlato. Va bene, passo il caso all'altra dottoressa. E in più è Katie che deve andare dalla bambina e dirle: sai, non sarò più io con te, ti mandano da qualcun altro. Ma proprio quando lei le dice così, finalmente lui si apre bocca per dire: no, voglio stare con te. 25 anni prima, Jake riesce a vendere Tulipani amari e compra a Katie una bicicletta rosa su cui lei impara ad andare. Lui comincia a scrivere il suo nuovo romanzo insieme a lei, vicina, che disegna, sono felici, e lei gli chiede: di cosa parla? Di te. Di me? E perché non parla di noi invece? Mia figlia è un genio. Padri e figlie. 25 anni dopo, un tizio, Cameron, approccia Katie in discoteca, e fin qui nulla di nuovo, l'abbiamo già visto altre 5-6 volte prima. Però questa volta non è uno di quei soliti ragazzi banali che non sanno come approcciarsi. Lui arriva e le chiede se è vera questa diceria che gli hanno messo in testa i suoi amici, se lei è veramente la figlia di Jake Davis, che è il suo scrittore preferito, e se lei è veramente quella potato chip di cui parla il libro che gli ha cambiato la vita. Sì, è lei. Allora vanno a mangiare insieme, chiacchierano amorevolmente, si conoscono, si presentano. Anche lui è uno scrittore, è un giornalista freelance e sta scrivendo il suo primo libro, una specie di storia d'amore. Poi si mettono d'accordo per andare a correre insieme il giorno dopo. 25 anni prima. La presentazione al pubblico di Tulipani amari è un successo. Ci sono decine e decine di fan in fila per farsi firmare, per farsi autografare da Jake Davis i suoi romanzi precedenti. Ma proprio mentre lui comincia a firmare, sta per essere colto da un'altra crisi epilettica. Allora riesce, facendosi largo a fatica in mezzo alla folla, riesce a chiudersi in questo stanzino delle fotocopie dove la crisi scoppia fra lo sconcerto di tutti i presenti. 25 anni dopo, Katie, Cameron continuano a vedersi e rivedersi e rivedersi e finalmente fanno le cose che fanno gli innamorati: ridono, ballano, vanno al cinema, mangiano insieme, scherzano, si guardano negli occhi e lei pare stia cominciando a provare qualcosa. 25 anni prima, pessime recensioni per Tulipani amari. È così brutto che viene da chiedersi se Jake Davis sia mai stato bravo. È così incomprensibile che, già che c'era, poteva scriverlo in aramaico o, meglio ancora, non scriverlo affatto. Questo non era previsto. In più, poco dopo c'è da andare al compleanno della cognata Elizabeth. Jake non vorrebbe andarci, ma la bambina ci tiene, quindi vanno. In questa piacevole festa piena di gente ricca ed elegante, in cui Jake è chiaramente un pesce fuor d'acqua, lo approccia il cognato, che in modo odiosissimo lo costringe a parlare del duro colpo della critica a Tulipani amari e delle sue crisi.
E gli dice: è stato brutto, sai, vederti lottare contro impulsi incontrollabili. Voglio dire, dopo tutti i mesi di cure che hai fatto. Il libro ne è la prova. Jake, non sei pronto per il mondo vero, non sei pronto per fare il padre. Dacci Katie. Dalla a qualcuno che possa veramente prendersi cura di lei. Dille che le vuoi bene, ma che non puoi essere un buon padre. E qui giustamente viene quasi da dire, parte una spintarella, perché allora il cognato finisce contro il pianista interrompendo la gazzaladra di Rossini che nel frattempo risuonava in tutta la stanza, ma pare sia proprio quello che lui voleva, perché lo guarda negli occhi e gli dice: bravo, complimenti, adesso sei fottuto. 25 anni dopo. Katie insegna alla bimba ad andare in bicicletta come suo padre aveva fatto con lei quando era piccola. E finalmente, per la prima volta, fa l'amore con Cameron, una cosa che non aveva mai conosciuto prima d'ora. E gli regala, come portafortuna, il manoscritto originale di Padri e figlie. 25 anni prima, Jake e Katie vanno insieme a vedere il museo dei dinosauri. Però sopraggiunge la tristezza, perché vedono in lontananza una madre con in braccio la bambina, allora subito è chiaro dove va il loro pensiero. La bambina comincia a piangere, lui cerca di consolarla e Katie chiede a suo padre se morirà anche lui. E lui le risponde: quando sarò molto vecchio, così vecchio che tu avrai un marito, una casa, dei bambini, un gatto, un cane. Lei glielo fa promettere. È una promessa molto audace da fare a una bambina che ha perso la madre poco tempo prima. E appena rientra a casa, Jake riceve un atto notificato. I cognati reclamano la custodia di Katie. Ok, allora Jake va da un bravissimo avvocato e questo avvocato sembra molto sicuro. Gli dice: no, un caso del genere è assurdo, non è mai successo che degli zii chiedano la custodia di una bambina quando il padre biologico è ancora in vita ed è sano e per di più è un famoso scrittore. Quindi sembra tranquillo, gli dice: parli con suo cognato, cerchi di fargli cambiare idea e poi se non ce la fa vedrà che il giudice ritirerà la mozione e se non ce la fa, va bene, gli faremo il culo in tribunale. Allora lui sembra fidarsi, va a parlare con suo cognato e gli dice: sai che è impossibile ottenere questa cosa, perché continui a farlo? E il cognato: sei stato 7 mesi in ospedale psichiatrico senza risolvere le tue crisi. Decine di persone ti hanno visto aggredirmi durante una festa di compleanno solo perché non mi è piaciuto il tuo libro. Il tuo ultimo libro è un fiasco commerciale e di critica, mette in dubbio la tua possibilità di mantenere Katie. E ho l'impressione che tu sia senza soldi, ma chiederemo di vedere i tuoi estratti conto. Poi aggiunge, elegantissimo, io ho più soldi di Dio, quindi in caso continueremo ad appellarci finché non vinceremo. 25 anni dopo, un tizio ubriaco in un bar si mette a molestare Katie mentre Cameron è andato a prendere da bere. Le chiede di andare a casa sua, le offre dei soldi e di fronte al suo chiaro rifiuto si mette a urlare in tutto il locale: ti ricordi di quando quella volta ti ho scopata sul pavimento della tua cucina? Vanno a casa, lei è molto imbarazzata perché è improvvisamente riaffiorato un passato da cui finalmente stava riuscendo a liberarsi, ma in realtà lui è tranquillo perché sa che lei non è più così. E infatti qualche giorno dopo le dà un segnale molto forte. Sarà il compleanno di sua madre e i genitori vogliono conoscerla. Vogliono che anche lei vada. Allora ci sono i preparativi per questo pranzo, ma quando stanno per arrivare in stazione lei è come presa da un attacco di panico, non ce la fa. Non va avanti. E si gira di scatto e si allontana. Lui la insegue e dice: Katie, ma cosa c'è? Cosa c'è? Lei sale su un taxi, lui la insegue. E lei dice: oh, ma cosa ti sta succedendo? Io sono stufo di capire cosa c'è fra di noi, cosa c'è nella tua testa. Lei gli dice: io non ce la faccio, non so come si fa, non l'ho mai fatto, non so come si fa ad essere la fidanzata. 25 anni prima, Jake riceve una chiamata dal famoso bravo avvocato,
Il giudice, ha respinto la richiesta di archiviazione, quindi dovranno andare in tribunale. È un caso molto insolito, ci sarà da lavorare molto, quindi lui ha bisogno di un anticipo di 25.000 dollari. Lui 25.000 dollari non ha proprio idea di dove tirarli fuori. Si mette a scrivere come un pazzo, scrive, scrive, scrive e chiaramente questo lo porta a trascurare la figlia. 25 anni dopo, Katie chiede a Lucy, la bambina orfana, che chiaramente è molto simile a lei, se le capita di provare rabbia nei confronti di sua madre per essere morta. La stessa sera, abbracciati nella vasca da bagno, Cameron le dice che non tutti quelli che amano poi ti abbandonano. E lei gli dice: sì, io lo so qui, ma non lo so nel cuore. E non si capisce cosa stia passando nella sua testa, si capisce che c'è qualcosa che sta architettando e in preda a non si capisce che strana necessità, qualche sera dopo, mentre lui è a lavoro, adesca un tizio a caso in un bar, proprio gratuitamente, soffrendo, se lo porta a casa, se lo porta a letto e si vede che piange per tutto il corso di questo tristissimo amplesso. E fa in modo che lui lo scopra perché lascia chiaramente in bella vista la carta del preservativo per terra. Quando lui torna, non dice: ma che cos'è questa cosa? Che cosa? E lei non è in grado nemmeno di parlare. E lui dice: va bene, vuoi che finisca tutto? Questo è per dire: vuoi che finisca tutto? Ok, è finito tutto. Allora ciao, basta. Io ci ho provato. Io ci ho provato in tutti i modi. Non so più cosa fare con te. E prende, arrabbiatissimo, prende, se ne va. Lei pare risvegliarsi e capire la cazzata che ha fatto. Lei cerca di inseguirlo, ma non c'è verso di parlargli. Lui è cieco di rabbia. Sale in macchina, se ne va. Lei lo rincorre per strada sotto la pioggia, disperata. E chiaramente capisce quello che ha fatto. Poi si vedono giorni e giorni e giorni di lei che non riesce neanche ad alzarsi dal letto, da quanto è risucchiata da questa cosa. A un certo punto si alza, pare prendere una risoluzione, si veste in modo proprio succinto, con questi tacconi giganti, si trucca tanto, va in questo locale e sbronza, completamente sbronza. Viene approcciata da una coppia che le propone di andare a casa con loro. Lei sta per uscire quando dal jukebox parte Close to You dei Carpenters, che noi avevamo sentito cantare a lei col padre da bambina all'inizio del film. Piange, piange, piange tutte le sue lacrime. E in più, qualche giorno dopo, la sua datrice di lavoro le dice che la bambina Lucy è stata adottata. Bello, bellissima notizia, però per il regolamento severissimo dell'istituto lei non la potrà vedere mai più. Altro addio straziante, quando Katie le dice: andrà tutto bene, te lo prometto. La bambina la guarda, le molla uno schiaffo gigante, lei rimane basita e l'abbraccia con tutte le sue forze, poi la porta al parco. E hanno questo lungo discorso di commiato, di congedo, in cui Katie le racconta dei suoi genitori, del libro del padre, di come questo romanzo sia stato il suo modo per dirle quanto le voleva bene e dirle addio. Poi le fa tutto un discorso molto americano su come non si debba mollare mai, su come bisogna andare avanti, qualunque cosa accada, ma devo dire, non suona per niente banale in questo momento questo discorso, dopo quello che hanno passato queste due ragazze. E poi le dice: cosa posso dirti se non che ti voglio bene e addio. E la bimba le promette che farà la brava. 25 anni prima, colpo di scena nella causa giudiziaria. Si scopre che il cognato William ha un amante di 24 anni. L'amante è rimasta incinta, vuole tenere il bambino. Elizabeth, la moglie, ha chiesto il divorzio e quindi ritirano la causa. Incredibile. In più, Jake consegna padri e figlie alla sua agente. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma non c'è neanche il tempo di godersi per una settimana questa gioia, perché la sera stessa, a casa, di notte,
Lui viene colto da un'ulteriore incredibile crisi epilettica in bagno, chiaramente si aggrappa alla tenda della doccia e tu dici: ma non hai visto dei film altri? Non ti aggrappare alla tenda della doccia, che la tenda della doccia si staccherà. Infatti la tenda della doccia si stacca, lui fa un volo all'indietro, sbatte la testa contro un termosifone e muore sul colpo. 25 anni dopo, finalmente Katie si decide. Prende il telefono, chiama Cameron, lui non risponde, allora si veste e comincia a correre in mezzo alla città, in mezzo alla gente come da manuale, si presenta alla sua porta, lui apre e lei finalmente sputa tutte queste cose che avrebbe dovuto dirgli da mesi ma che non gli ha mai detto, che è la cosa più bella della sua vita, che lo ama più di ogni altra cosa al mondo, che non riesce a immaginare la sua vita senza di lui, e sentiamo una vocina femminile che da dentro la casa dice: se vuoi vado via. E lei lo guarda e molto elegantemente, molto coraggiosamente dice: grazie, grazie di tutto, davvero, e scappa via. 25 anni prima, Padri e figlie riceve il premio Pulitzer. Viene consegnato all'agente di Jake, che fa un discorso molto commovente, molto conciso e commovente. Katie, sei l'unica persona al mondo a cui tuo padre mancherà più che a me. 25 anni dopo, la zia Elizabeth si confida con Katie sulla sua vita di merda. Sono una donna matura che non ha mai conosciuto l'amore. Non è incredibile? Sai, Katie, gli uomini possono sopravvivere senza amore. Noi donne no. Stacco. Katie torna a casa. È la sera in cui è andata a trovare Cameron e l'ha trovato con l'altra ragazza. Cammina lentamente per strada e tu dici: dai, dai, ti prego, almeno questo, infatti sì. Arriva sotto casa sua, lui è seduto sul muretto che la sta aspettando, si alza, le si fa incontro, si guardano e si abbracciano. Fine.